Ciao, io sono Dina, sono un'alunna della classe 4C della scuola primaria di Amicis. Siamo qui oggi per parlarvi della grande galleria della Reggia di Venaria Reale. La Reggia di Venaria nel 1999 è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Dal 25 al 31 maggio i ragazzi delle scuole di Venaria hanno accolto i turisti in visita alla Venaria Reale per presentare la Reggia da un punto di vista particolare, raccontando i professionisti che furono impegnati nel passato e soprattutto per illustrare quali figure professionali oggi hanno reso possibile il recupero e garantiscono quotidianamente la tutela e la valorizzazione di questo straordinario patrimonio artistico. La nuova edizione del progetto Un territorio da scoprire ha ripuntato su un tema specifico ampliandolo, i mestieri della Reggia, pensando a coloro che furono impegnati nel passato nella realizzazione del palazzo e degli apparati decorativi che lo impreziosiscono, ma soprattutto per mostrare ai ragazzi che oggi il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico che caratterizza il loro territorio coinvolge professionalità differenti, altamente specializzate, tra le nuove figure professionali considerate quest'anno, ad esempio, vi è anche l'addetto stampa e alla comunicazione. La cosa che è più bella da raccontare della Reggia? Le esperienze che fai. L'avventura. Che la Reggia dopo tanto tempo viene riaperta, dopo diciamo non so più di un centinaio di anni, che era più di 10 anni fa era già in rovina e invece adesso è ritornata al suo vecchio splendore, anche se ci sono ancora moltissimi lavori da fare, quindi è fantastico vedere tutta questa bellezza. Perché poi alla fine è stata costruita su soli dei disegni dei disegni, perché in realtà non c'era più niente. Mi ricordo perché mi hanno sempre raccontato che qua era solo una maceria, non c'era più niente. Poi nel 1999 è stata dal patrimonio dell'UNESCO, è stata diciamo riconosciuta come patrimonio dell'umanità, quindi è cominciata ad essere ricostruita. Dopo 20 anni eccoci di nuovo qui a vedere lo splendore. Perché comunque la sua storia è la nostra storia, anche perché abitiamo qui a Venaria, abbiamo il dovere di far conoscere la Reggia nel suo splendore. Gli studenti coinvolti hanno infatti visitato la Reggia, hanno analizzato diverse figure professionali, hanno poi avuto la possibilità di incontrare gli esperti coinvolti nel restauro e nella tutela della Reggia e di alcune delle opere del percorso espositivo, per trasformarsi infine da fruitori a protagonisti di questi spazi e offrire al pubblico una prospettiva inedita, spesso trascurata dalle guide professioniste. I ragazzi hanno incontrato turisti australiani, canadesi e si sono rapportati con loro con una scioltezza incredibile. Sono contentissima di aver avuto la possibilità di riproporre questa iniziativa, che speriamo l'anno prossimo si arricchirà di nuovi spunti. Il progetto proseguirà? Proseguirà poi l'ultima settimana di settembre, nella settimana europea della cultura, in cui altre classi di Venaria si sono rese disponibili a presentare in quell'occasione la Reggia, i giardini e le scuderie ai turisti che saranno presenti in Reggia in quei giorni. La proposta didattica ha coinvolto direttamente l'assessorato all'istruzione della città di Venaria Reale e i servizi educativi del Parco Regionale La Mandria, con i quali sono stati pianificati i programmi e organizzata l'iniziativa. Un passo in più verso questo riappropriarsi di questo bene, ma anche proprio della conoscenza storica della nostra città, perché dobbiamo anche dire che ci sono dei gruppi che stanno facendo le guide ai turisti anche nel centro storico di Venaria. Quindi sicuramente questo, unito al protagonismo dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, è sicuramente una bellissima esperienza, una cosa su cui l'amministrazione intende continuare ad investire e di cui anche un pochino la città va orgogliosa, ecco, di questi ragazzi che stanno portando bene avanti questo progetto. Per informazioni, servizi educativi La Venaria Reale, www.lavenariareale.it.